Nasce il nuovo portale per il turismo di Pavia, realizzato dal Servizio Turismo, Ufficio Yacht e Promozione Turistica della città, e rivolto a tutti coloro che intendono scoprire le bellezze artistiche, architettoniche e naturali della città e del territorio. Ricco di canali tematici che vanno dall'arte, la cultura al tempo libero, il sito offre anche molti approfondimenti in merito a monumenti, musei, fondazioni, istituti musicali, palazzi storici, biblioteche, teatri e cinema. E propone percorsi differenti all'interno della città per diversi tipi di turismo, religioso, scolastico, congressuale, individuale o per gruppi. Oltre a una sezione dedicata alle fiere, ai mercati, alla cucina e allo svago all'aria aperta, il portale presenta un elenco completo ed esaustivo delle diverse strutture ricettive, dagli hotel ai bed and breakfast, dai ristoranti alle pasticcerie locali, fino ai locali notturni e alle piscine. È completo di tutte le informazioni pratiche fondamentali al turista, orari, indirizzi, link di altri siti utili, mappe e percorsi ed è aggiornato costantemente in merito alle iniziative della città, eventi, mostre, concerti, film, conferenze e appuntamenti di ogni genere. Oggi abbiamo finalmente inaugurato il sito del turismo per valorizzare, strumento per valorizzare la nostra città. Ne parliamo con l'assessore alla cultura e al marketing territoriale turismo, Matteo Mognaschi. Sì, uno strumento insomma, ormai indispensabile, visto l'epoca che viviamo, un portale, un sito diciamo, completamente dedicato al turismo, ma non a compartimenti stagni. C'è anche una sezione sugli eventi culturali, su tutti gli enti e le associazioni che comunque fanno cultura, anche la ricettività alberghiera, di ristorazione, quindi veramente un sito sul turismo a 360 gradi. C'è anche un'interessante sezione sulle risorse che poi altro non sono che il materiale insomma, scaricabile in diverse lingue, materiale turistico, quindi un'altra cosa che ci chiedevano tantissimo i turisti, quindi una vetrina di Pavia, di tutta Pavia, 360 gradi, quindi non solo il turismo in senso stretto ma anche la cultura, gli eventi e un contenitore insomma, che oggi parte ovviamente sarà comunque ampliabile, sarà aggiornabile, uno strumento dinamico, veloce e insomma, che mancava, che oggi la città di Pavia ha per dimostrare che sul turismo siamo sempre sul pezzo.